Il pesce rosso. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia. Nuota nel mare del rimosso con il rimosso collettivo. Solamente nella sua democrazia. Ascolta. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. Ascolta. Una bocca al lampo. E nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La cultura è una missione. Se c'è l'italico ha avuto un momento di gloria perché a gestirlo era Moana Pozzi, quindi insomma c'è stato anche un momento dove c'è stata una certa estetica dell'hardcore, però c'era qualche donnina che scopriva un po' qualcosina, ma poca roba, c'è. E si e beveva del gran champagne. Non c'era niente? Allora c'era mica niente da nessuna parte. Allora quello era uno dei primi night in piazza, che questo è il mestiere più vecchio del mondo, alla soccola. Finito la gestione del nightclub, è diventato un teatrino che faceva solo spettacolo. Hanno messo tutte le sedie tipo teatrino proprio, spettacolo di striptease che veniva poi a Pozzi e alloggiavano. Ma era un ambiente divertente. Ecco. C'era, dove ci sono i garage adesso, c'era uno che accomodava biciclette, poi c'era dove come un ristorantino, magari anche con la moglie, non hanno reticenza a dire perché hanno già 70-80 anni, ormai certe cose fanno parte più di un passato, che di una realtà che potrebbe ancora essere ripetuta. E dicono, ah, mi ricordo, mi viene, erano due giorni molto intensi, questi hanno nella memoria sia questo giorno sia l'evento della casa di tolleranza. In Piazza Maggiore, di fronte alla chiesa, si chiamava il Mucco. E lì con due, tre, quattro ragazze, allora io lavoravo al Baglione. Quando andavamo via dal Baglione, a volte alle 3, 4 del mattino, c'era un veglione, andavamo a salutare Renato. Dai Renato, facci entrare, dai, venite dentro. Mi chiamo Monta Bruno, faccio il barbiere qui, via dell'Orso. 4. Il negozio è aperto nel 60 perché questo era uno stabile dove c'era una casa di tolleranza. Come sono delle puttanate. Renato. René aveva il primo night che ha aperto, l'ha aperto sopra al cinema. Infatti è ammazzato lo russo, è andato a mangiare le mucche, è scoppiato la guerra. Era un top. Chi ha da mangiare mangia che non ne ha sarangi. Oggi tanta gente vorrebbe sognare, vorrebbe tornarci. Il pesce rosso presenta il teatrino degli illusi, la storia del pudore bolognese in tre puntate, 8, 15, 22 giugno, ore 12:20, su Radio Città Fucico, 103.1. Crassius auratus, nuota il mare della rimossa. Ascolta e parla con tutti. Una bocca all'anno.